Al Pala Onda c'è Bolzano Olimpia Lubiana, terzo appuntamento di fila per i biancorossi sul ghiaccio di casa. In casa Foxes manca Kim Strömberg, John Esposito scala così in prima linea. L'inizio per i Foxes è da dimenticare. Olimpia in avanti, Bolzano distratto, Gregor Koblar raccoglie un disco e batte Hübl. Tutto questo dopo 1 minuto e 31 secondi della prima frazione. Troppo libero Koblar che approfitta della chance e mette nel sacco il vantaggio ospite. Hübl non ineccepibile nella circostanza. Biancorossi che faticano ad entrare in partita, la prima vera occasione arriva con la prima linea. Santorelli raccoglie e lavora un disco per McGregor Sharp, tiro a lato per l'attaccante con la maglia numero 16. Il Bolzano si ridesta al minuto 12:46, arriva il pareggio, Pichet conquista un disco in zona d'attacco, slalom tra le maglie neroverdi e Pack che finisce in rete. Bel gol del terzino franco-canadese, lasciato troppo libero di concludere, tiro in back, davvero bello e quinta rete in stagione per Sébastien Pichet. Il gol scuote i Foxes che passano ancora, lavoro insistito in attacco, Santorelli vede il taglio di Hannes Oberdörfer e la rete del 2-1 al 14:21, difesa del Lubiana che dimentica Oberdörfer che festeggia così la prima rete in questa stagione. Foxes scatenati e il 3-1 è cosa fatta al 16:19, situazione di power play, Igor Svetek siede in panca puniti, ancora Santorelli protagonista, l'attaccante vede un'autostrada, i terzini del Lubiana lo guardano con attenzione e il disco finisce ancora alle spalle del povero Kuhn, festeggia Santorelli, si tratta per lui della quarta rete in stagione per il top scorer del Bolzano, serata davvero speciale. Primo tempo in archivio, grande Bolzano nella seconda parte e 3-1 nel cassetto. Nella frazione centrale arriva subito il 4-1 per i Foxes. Passano appena 59 secondi, Esposito lavora un disco, mischia in aria, Sharp manca il pack, arriva il solito Santorelli ed è ancora gol. Doppietta personale per il top scorer biancorosso, Lubiana al tappeto sembrerebbe, ma da qui in poi le cose cambieranno. Perché Bolzano si siede nonostante arrivi la chance di Esposito che manca un rebound dopo un tiro dalla media distanza del solito Santorelli. Il Lubiana Sornione guadagna metri, occasione per Jeff Ulmer, doppio tiro del numero 44, ma Hübl respinge due volte. La rete ospite arriva a 4 secondi dalla fine del drittel, sempre Jeff Ulmer sugli scudi, l'attaccante raccoglie un disco nello slot e fredda Hübl e il 4-2 per gli sloveni è una bella boccata d'ossigeno, anche in questo caso difesa del Bolzano assolutamente assente. Terzo tempo e subito doccia gelata per i ragazzi di Pokel. Al 24:09 solito copione, difesa poco reattiva, Gregor Koblar si infila tra la retroguardia dei Foxes, fa sedere Hübl e firma la doppietta personale. Incredibile ma vero, ora Lubiana è a meno 1 e la partita come per incanto si riapre. Bolzano prova a risvegliarsi dal sonno profondo, prima linea ancora pericolosa, Santorelli cede a Sharp ma davanti alla porta il centro canadese non è davvero in serata. Foxes che provano a chiudere i conti, Trent Whitfield giganteggia davanti a Kuhn, il disco respinto rimbalza ma non supera la linea, nulla da fare per Whitfield a secco di punti dallo scorso 21 settembre. La quinta rete del Bolzano arriva però al 53:06, solito Santorelli, filtrante perfetto per Tomassoni, tiro e rete per i Foxes. Bolzano può festeggiare il gol che appare come una sorta di liberazione, bravo Tomassoni a fare centro, ma altrettanto bravo è Mark Santorelli, davvero in palla in questa serata, per lui due gol e due assist. Tutto finito? Assolutamente no, Santorelli va in panca puniti, Olimpia che attacca con l'uomo in più, Oberdörfer perde il pack, Blackwater vede Morency e siamo 5-4, errore in disimpegno, il Bolzano ancora una volta rimette in vita l'Olimpia Lubiana, finale intenso, Esposito parte in solitaria, 1-0, bravissimo Kuhn con la stecca a sventare la minaccia, finisce 5-4 al Palaonda per il Bolzano, arrivano due punti, l'unica nota positiva di questa serata.